era una giornata in cui fuori qui c'era Vasco Rossi, milioni di persone, entro dentro nel salottino c'era Luis Sepulveda che si faceva i cavoli suoi, lo vedo così, dico ma poi esco fuori e qui su quella panchina sai chi c'era col cappellone in testa? Carlo Santana, ma questo è il suo bello. Il Grand Hotel era il sogno di mio padre. Quindi insomma nasce questo albergo dei sogni che nell'immaginario di una persona come mio padre che ha speso la sua vita per l'hotellerie era il raggiungimento di un sogno, ecco. Volevamo inserirci in una Rimini che è cambiata e volevamo anche noi dare il nostro apporto, quello di un albergo reso visitabile a tutta la città. Il Grand Hotel diventa anche un museo. Poi la storia comunque l'abbiamo conservata, quindi l'ingresso in Antonino Guerra in questa sala è un ingresso in una sala che racconta le immagini della Fellini di un tempo, la sala Fellini racconta anche i momenti che Fellini trascorreva qui al Grand Hotel, quindi è conservato volutamente anche un aspetto, come diciamo prima, un po' concreto. In un angolo, da dietro, c'è un piccolo arco discreto protetto dalla veglia dormiente di due cavalli in pietra. Si dice che a volte, a seconda del tempo e della luna, attraversarlo possa provocare una vertigine e svelare qualcosa di inaspettato. Ah, sì, è vero.